Allora, saluto innanzitutto il prefetto Laura Lega, capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, collegata con noi dal Centro Operativo Nazionale del Viminale. Buon pomeriggio, prefetto, grazie di essere con noi. Accanto a lei, c'è il capostrada, anzi il caporeparto Stefano Vagnini. Buon pomeriggio, caporeparto. Allora, vi devo presentare un giovane allievo. Siamo qui perché vi chiediamo, insomma, anche un po' di trasgredire alle regole, perché non ha proprio l'età per arruolarsi nei Vigili del Fuoco, ma credo, prefetto, che lei possa per l'occasione chiudere un occhio. Vi presentiamo con molto piacere la famiglia Persichetti, nelle persone di Sirio, anni 7, la mamma Valentina, anni non si dice, il fratellino Nilo, anni 11, e il papà Paolo, anni non lo so, ma già vigile del fuoco. Che cosa è successo alla famiglia Persichetti? La famiglia Persichetti qualche sera fa se ne stava bella bella tranquilla nella sua casetta quando è scoppiato un incendio al piano di sotto, giusto Valentina? Era pomeriggio, il pomeriggio di 2 giorni fa. Quindi eravamo, insomma, tranquillamente tutti dove ci troviamo adesso, quando in pochi secondi ci siamo resi conto di strani rumori e di fumo che veniva dal piano di sotto, tempo di realizzare e capire quello che stava succedendo in realtà dall'altra parte del palazzo, dove vedete l'immagine, noi eravamo dall'altro lato, in tempo di realizzare quello che stava accadendo e di prendere, insomma, il necessario per uscire, perché casa si stava riempiendo di fumo, in realtà ovviamente le scale erano assolutamente inaccessibili già per il calore, il fumo nero e denso. Quindi siamo rimasti incastrati in un balcone per un bel po' di tempo in attesa, insomma, che partisse tutta l'operazione di soccorso e che Fino a arrivassero quando non è i soccorsi. arrivata la squadra di Stefano Vagnini, che è collegato con noi. Lei se l'aspettava di trovare una famigliola sul balcone quando è partito con l'autobotte dal vostro distaccamento? Beh, diciamo che noi siamo partiti dal distaccamento di Ostiense e durante il percorso la nostra sala operativa ci ha avvertito che c'era delle persone in difficoltà all'interno della palazzina. E quando siamo arrivati sul posto ci hanno detto che c'era la famiglia Persichetti all'interno dell'appartamento soprastante quello dove andava a fuoco e c'era un'altra mamma con un altro bambino. L'appartamento quello di fronte alla famiglia Persichetti. E quindi è arrivata anche l'autoscala, immagino. Sì, l'autoscala è arrivata, però c'è stato un problema di spazi di accesso perché non ha potuto accedere l'autoscala all'interno, perché la strada è molto stretta. Allora, riavvolgiamo un po' il nastro, poi arriviamo anche dal prefetto Laura Lega. Cara Valentina, Sirio è un bambino, diciamo, con delle caratteristiche particolari e la vostra storia è, diciamo, a parte essere un vigile del fuoco, però questa è una sorpresa per il prefetto, come vede è già in uniforme, aspetti che prima dobbiamo avere l'autorizzazione a portare le insegne dei vigili del fuoco. Nel senso che attraverso un account Twitter che porta il nome di Sirio, voi raccontate la quotidianità di vostro figlio e della vostra famiglia di un bambino che è molto testardo, giusto? Particolarmente testardo. Perché? Sì, noi diciamo siamo una famiglia ormai pubblica perché Sirio è un portatore di una serie di particolari e gravi disabilità anche visibili, quindi diciamo che ci siamo messi un po' in gioco per raccontare questa battaglia per una vita, insomma, che aspiri comunque alla felicità malgrado la condizione particolare in cui ci troviamo. Situazione particolare, oltretutto, molto poco adatta a un'esperienza simile perché Sirio è portatore di una tracheostomia, quindi è un
un bambino con un'insufficienza respiratoria cronica, e quindi ovviamente questa situazione ci ha messo ancora più in allarme. Abbiamo dovuto salvare quel che rende insomma possibile la sua gestione costante, quindi gli aspiratori, i sondini. Entravamo continuamente nell'appartamento, per ogni tanto ci veniva in mente di salvare qualcosa, insomma, per riuscire a gestire quanto tempo occorreva l'uscita da casa o comunque la situazione che stavamo vivendo nel balcone. Però la caratteristica, quindi, è che voi raccontate questa storia quotidiana senza pietismo, cioè raccontate, ed è una cosa che rallegra molte mattine nelle vostre difficoltà quotidiane a molte persone, raccontate la caparbietà con cui il piccolo Sirio ogni giorno conquista un pezzo di normalità. Tra l'altro Sirio stava a scuola, l'abbiamo preso, è andato papà Paolo a prenderlo, diciamo, per l'occasione, ma lui stava serenamente a scuola, l'abbiamo disturbato, anzi, scusaci Sirio. Sì, lui, insomma, sicuramente ci siamo messi in gioco, perché la disabilità, anche quella grave che avvolge un'intera vita quasi dalla nascita, va affrontata collettivamente. Andiamo a raccontare che è un percorso comunque di vita di un bambino non speciale, come siamo soliti essere chiamati, quindi andiamo a ribadire che di speciale ci sono solo i bisogni che hanno queste persone per poter accedere ad una vita che abbia gli stessi diritti, le stesse aspettative, le stesse possibilità di accedere alla felicità e all'essere adulti e indipendenti, ovviamente, insomma, con la necessità e la specialità dei loro bisogni. Quindi, insomma, siamo qui a raccontare questo, senza assolutamente cercare pietismi, perché appunto vogliamo aspirare a fare una vita senza avere la carezzina sulla testa, ma insomma sereni come gli altri. Ma lei se lo ricorda Stefano Vagnini quella sera? No, io me lo ricordo benissimo. Avevano tutti la maschera, però insomma poi i volti amici se li ricorda, no? Assolutamente, le squadre erano tante, ma insomma poi ci sono state tante ore sotto, ci hanno aiutato a salire più volte, insomma, anche per mettere in salvo gli animali, che lì per lì nessuno ovviamente era riuscito a mettere in salvo. Quindi, no, su questo veramente la gestione dell'emergenza è stata fatta con estrema delicatezza, accortezza. Siamo stati trattati, insomma, con tutti i crismi del caso, insomma, malgrado la paura del momento, che veramente è stata tanta. Lui sta in piena recitazione. Certo. Prefetto Laura Lega è capo dipartimento dei Vigili del Fuoco. Allora, lei insomma, ci deve dare una mano, perché, come avrà visto, Sirio, diciamo, aspira all'ingresso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L'ho visto con un cappellino d'epoca, perché credo che fosse quello d'epoca. Del padre, che ha fatto il servizio militare nei Vigili del Fuoco chissà quando, insomma qualche decennio fa, immagino. Sì. E allora che cosa possiamo fare, prefetto, per come dire, trasgredire alle regole e arruolarlo nonostante l'età, ecco? No, io intanto voglio salutare Sirio, voglio salutare Niro, che so, ho intravisto prima lì dietro, sì. Voglio salutare, me lo faccio a dire, una grande mamma, una grande famiglia, la signora Valentina, il signor Paolo, insomma, che dimostrano quante belle famiglie ci sono, con quante difficoltà, ma come con grande orgoglio si riesca a vivere e a superare anche momenti di difficoltà. Noi aspettiamo Sirio, aspettiamo Niro, tutta la famiglia Persichetti, assolutamente, nel distaccamento di Roma Ostiense. Insomma, prenderemo un appuntamento a breve, perché vogliamo che sia, ormai è della famiglia, quindi Sirio è parte integrante del corpo nazionale, quindi vi aspettiamo. Però fammi aggiungere, aspira alla guida, Sirio. Ecco, tecnicamente no, possiamo fargli. No. Lei ci autorizza in diretta sulla RAI, quindi, al fatto che Sirio possa guidare un'autoscala dei pompieri? Ma io direi che possiamo fare uno strappo alla regola. Noi siamo molto attenti alla legalità, ma insomma credo che in questo caso. Vabbè, ma, lo saprà, ma da fare fermi, alla grande. Da fermi, insomma, qualcuno farà brum brum col motore. Credo che. Assolutamente. Io voglio però cogliere l'occasione anche per dire due cose. Questa è stata l'ennesima prova, non ce n'era bisogno senz'altro, ma l'ennesima prova di come i Vigili del Fuoco siano veramente un corpo di eccellenza, no? Siano lo Stato nel momento del bisogno, nel senso più pieno della parola. Perché qui ancora una volta si è provato, si è testato con mano l'altissima professionalità, la competenza, ma il mix formidabile che c'è tra
competenze, capacità di intervento, di gestire l'emergenza, proprio salvando la vita delle persone, ma coniugando questo con l'umanità. Quindi trovando anche la modalità più giusta, più bella per gestire anche umanamente, emotivamente certe situazioni. Aggiungo un'altra cosa, noi anche da questa esperienza però dobbiamo imparare tanto in termini di prevenzione, non solo di gestione dell'emergenza, non dobbiamo solo sapere intervenire ex post nel momento ovviamente dell'evento, che ovviamente reclama la nostra immediata capacità di farci fronte, ma dobbiamo lavorare in emergenza. Le situazioni di disabilità anche grave come quelle di Sirio, che purtroppo ci sono in tutte le nostre città, debbono imporci di gestire con grande attenzione prima le situazioni logistiche. Prima si è detto, no, l'autoscala ha avuto difficoltà ad entrare. Ecco, io credo che forse una riflessione tutti insieme su quelle che sono le esigenze di poter prevenire situazioni di pericolo. Sa, prefetto, basterebbe che la sera, quando rientriamo a casa e lasciamo la macchina parcheggiata per strada, dice vabbè, ma tanto chi passa a quest'ora, no? Messa male, magari davanti ai cassonetti. Ecco, dobbiamo ricordarci che nella migliore delle ipotesi magari blocchiamo solo il camion della spazzatura, no? Nella peggiore blocchiamo l'autoscala dei pompieri. Se avete un attimo di pazienza, ci fate compagnia, perché una cosa molto interessante che ha detto la mamma di Sirio, Valentina, il giorno dopo: oggi dobbiamo insegnare a Sirio a scuola, se Sirio si è stufato può andare a giocare, decidete voi. Sirio utilizza il linguaggio dei segni, o meglio, voi utilizzate il linguaggio dei segni con Sirio, giusto? Sì, noi stiamo tra le tante cose che usiamo, eccola là, scusate. È arrivato Papà Paolo, no, veramente siamo noi che ci scusiamo con voi, perché poi mi ha raccontato che Sirio, quando si emoziona, mena, Mena, sì, purtroppo insomma è un caratterino da gestire, e ovviamente avendo un problema di verbalità comunica, sta imparando la lingua dei segni, e invece a livello didattico comunica e scrive, insomma accede alla didattica con la CA, la lingua, la comunicazione aumentativa alternativa, che è fatta di immagini. Quindi sicuramente sì, avevamo scritto che sarebbe andato a scuola subito il giorno dopo, anche per farlo uscire da questa situazione. Noi abbiamo scelto di mandarlo a scuola il giorno dopo, e che avrebbe imparato dei nuovi segni, insomma, quali il fuoco, l'incendio. Mi viene da ridere, perché Sirio vuole assolutamente stare davanti alla telecamera, sì, però usciamo dall'impasse, lo sa con chi? Usciamo dall'impasse con Stefano Zanut. Stefano Zanut è un vigile del fuoco, è a Pordenone, e Stefano Zanut è qualcosa di più di vigile del fuoco, è un funzionario dei vigili del fuoco, e Stefano Zanut si occupa proprio di individuare una serie di protocolli per il soccorso a persone con disabilità. Lei mi diceva che lei sa anche qualche rudimento della lingua dei segni, ad esempio come si dice fuoco, aiuto? Beh, certo, l'abbiamo imparato dalle persone sorde che lavorano con noi, quindi fuoco si rappresenta in questo modo. Se voglio dire a una persona che non sente, stai calmo, farò dei gesti di questo tipo, oppure se posso aiutarti, dei gesti di questo tipo. Ci sono dei segni molto semplici che stiamo cercando di insegnare anche nei corsi di formazione per i vigili del fuoco. Ad esempio quali? Mi faccio un esempio. Beh, per esempio una gestualità molto semplice è quella di dire stai calmo, sto arrivando, oppure hai bisogno di aiuto. Il gesto delle mani in un senso o nell'altro può far capire alla persona, che magari usa un linguaggio di segni, questi segni codificati appunto, che hanno un significato preciso. E la lingua dei segni è una lingua complessa, è una vera e propria lingua. Però nell'ambito ovviamente le disabilità sono tante, di diverso tipo, però certo. Non è solo il soccorritore che deve essere pronto, ma è anche la persona disabile che in qualche modo deve sapere come comunicare con i soccorritori, no? Beh, certo, il soccorso si fa in due, sa. Molto spesso si delega questa funzione importante ai vigili del fuoco, che sono i professionisti in questo campo. Però non dimentichiamo che se la persona è preparata, ha dei rudimenti per rispondere, può aiutare i vigili del fuoco a far meglio ovviamente il loro lavoro. Quindi
se una famiglia preparata sarà una famiglia più sicura e sarà anche più garantita in termini di soccorso. Molto chiaro. Valentina, lei mi diceva che voi avete una parte della casa dichiarata inagibile, giusto? Aspetti che Sirio mi sa che ha staccato tutto. Ah sì, non mi sentite più? Però mi ecco, ecco, adesso la sentiamo. Eccoci, eccoci. Dico, questo ci ancora ufficialmente lo dobbiamo capire perché non abbiamo avuto modo, anzi poi magari ne parliamo in privato, di vedere i verbali, e, insomma, e ancora la situazione è in alto mare. Però sì, diciamo, l'incendio si è sviluppato proprio sotto una delle nostre stanze, lo caccio, e, sotto la camera da letto e un bagno, quindi quelle due camere sono dichiarate non calpestabili, non agibili in questo momento perché i solai e sotto sono in condizioni, sono scoppiati e va ripristinata una situazione di agibilità, che no, non perché sappiamo ovviamente cosa vuol dire, allora, quali sono i tempi. Poi la faccio chiamare così le faccio spiegare tutto. Vedo che Sirio guarda lo schermo e poi si guarda in televisione. Sì. Dice, sì, ma chi è? Stando in cuffia è l'unico modo per sentirvi. Ma non è che non ha, senta, ma non è che siccome non ha fatto merenda sta un po' irrequieto? No, 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 tranquilli, è irrequieto sempre. Va bene, insomma, ecco, noi ci tenevamo a raccontare questa storia, prefetto Lega, appunto, a parte per dare una serie di messaggi positivi, ma soprattutto per lanciare un appello alle scuole, alle famiglie, ai tanti soccorritori di vario livello che esistono nel nostro paese, ecco, per ricordare che quando si va su un soccorso, quando si soccorre una persona, non sempre quella persona è in grado di raccontare, di spiegare, e quindi ci vuole un'attenzione più e anche una formazione da parte dei nostri uomini del soccorso e delle forze dell'ordine. Voglio chiudere con Stefano Vagnini, il soccorritore, quello che poi alla fine va levato dai guai. Vogliamo citare anche i ragazzi della squadra che erano con lei? Sì, diciamo che io ero il responsabile delle operazioni di soccorso e stavo coordinando la squadra sul posto. Chi ha proprio materialmente si è portato all'interno dell'appartamento e ha portato giù tutta la famiglia con i bambini sono Denadai Luigi, che è un vigile che sta con noi, e Perso Manuel, un altro vigile, Zappi Cristiano, che è un altro vigile che fa parte sempre della squadra di Ostiense. Che turno era? Poi, turno A. Il turno A. 7A. Turno il 7A. A, 7A Ostiense. Fateci caso che sui mezzi dei pompieri c'è sempre scritto, c'è una lettera e un numero, no, che indica esatto, il turno. Esatto, sì. Così quando li vedete passare li riconoscete se sono sempre gli stessi, ed è un modo per sentirsi vicini al distaccamento dei pompieri che magari è vicino casa, sapere che anche quando noi andiamo a dormire loro ci sono sempre. Chiudiamo con le immagini del giovane allievo vigile del fuoco Sirio Persichetti, anni 7, lo arruoliamo, prefetto Lega. Dove sei? Presto vogliamo vedere le foto di Sirio e Nilo, il fratello di Sirio, a bordo di un fiammante mezzo dei Vigili del Fuoco. D'accordo, prefetto? Saluto a tutti. Benissimo, affare fatto. Allora, se rompete l'autoscala, la colpa è anche un po' mia. Grazie. Grazie Valentina Perniciaro, grazie Sirio. Grazie a voi per l'ospitalità. Grazie Sirio per la pazienza. Grazie Nilo, che è stato bravissimo. Grazie a tutti per questo bel racconto, e speriamo di aver lanciato anche un messaggio importante. Viva i Vigili del Fuoco. Grazie, prefetto Lega.